sotto ritmo, no, a giocare alle... Oggi non so quanti gradi c'erano, ma oggi faceva molto caldo. La palla poi, il campo era bello ma era asciutto, quindi la palla scivolava poco. Il Pescara ha iniziato molto aggressivo perché ci sono stati molti falli. Ha iniziato anche bene perché è andato subito dopo 3 secondi, è andato al tiro. Noi non avevamo iniziato bene e poi piano piano siamo entrati in partita. Nel secondo tempo potevamo tecnicamente fare un pochino meglio. Cioè, soprattutto quando ci sono questi caldi, questi giochi alle 3, devi giocare tecnicamente molto pulito. È normale che gli avversari, una partita sul 2-0, soprattutto nel secondo tempo, a campo aperto, o chiudi l'azione o gestisci la palla. Noi non abbiamo fatto né uno e né l'altro, e su questo bisogna migliorare, perché dopo alla fine corri di più e dopo alla fine un episodio ti riapre la partita, e invece non bisognava fare giocare per cercare di fare il terzo gol. Ce n'erano le possibilità, e essere un pochino più lucidi nella gestione della palla. È vero che faccia molto caldo, però su cose su cui bisogna lavorare, avere un pochino più di pazienza, soprattutto in quei momenti della partita. E hanno interpretato al meglio la stagione, stanno interpretando, perché al momento non abbiamo fatto ancora niente. Abbiamo l'unico obiettivo che abbiamo raggiunto è la finale Coppa Italia, il resto non abbiamo fatto ancora niente. Quindi il campionato è una corsa a tappe, bisogna per forza avere continuità, senza avere strappi, ma cercare di viaggiare regolare. I ragazzi lo stanno facendo, manca l'ultimo sforzo. Ora intanto pensiamo a Barcellona, che sarà una grande sfida, una sfida bella da giocare. Abbiamo a portata di mano la semifinale, non sarà semplice, e bisogna giocare una partita bella sotto l'aspetto fisico, tecnico e tattico. Perché bisogna fare gol, bisogna vincere le partite, e loro sono bravi a dare equilibrio, stanno bene fisicamente. Poi Mandzukic c'è stato un paio di partite fuori, se non sbaglio è saltato la partita di Napoli, poi non mi ricordo se ha giocato col Chievo o non ha giocato, non mi ricordo, no, credo neanche col Chievo ha giocato. Quindi Piani c'è stato qualche partita, Claudio oggi ha fatto una buona partita, Rincon ha dato il suo contributo, Sturaro quando è entrato, lo stesso Lemina. La fortuna di avere un gruppo che si allena bene, si fa trovare pronto anche quando ne cambio 5, 6, 7 è molto importante, soprattutto per arrivare in fondo alla stagione. Scusa Marco, in TV hai detto dobbiamo andare a Barcellona per fare almeno 2 gol, ma lo dici perché temi che la squadra vada per fare 0-0 o perché temi di prendere... No, a Barcellona non puoi giocare una partita per stare lì e difendere 0-0, perché è praticamente impossibile. Credo che Barcellona l'ultimo 0-0 l'abbia fatto, ma non so neanche io. Quindi bisogna giocare per fare gol. Volevo chiederti perché hai tolto Pjanic? Ammunizione, era ammonito, vincevamo 2-0, ho messo dentro Rincon. Cosa pensi di quello che ha detto Luis Enrique, che sarà più facile con voi che col Paris Saint-Germain? È normale che lui debba preparare la partita in quel modo lì, perché ha 3 gol di svantaggio, e quindi deve trasmettere fiducia e ottimismo. Dall'altra parte noi bisogna essere cosci che abbiamo 3 gol di vantaggio, ma non bastano per passare il turno. Le condizioni di Balla sono a botta, con leggera distorsione, insomma mancano 4 giorni, io sono ottimista.